Sì, ho appena saputo che era una sorpresa, però me la, da quando sono arrivata che me l'hanno detto in 10, proprio all'italiana. Doveva essere una sorpresa, ma come al solito le notizie viaggiano molto veloci. La sorpresa per Valeria Golino, ospite d'onore della sesta serata del Bari International Film Festival al Teatro Petruzzelli, doveva essere la grolla d'oro del Festival di Saint Vincent, assegnata le 14 anni fa e mai ritirata. Ma per sfortuna del direttore Felice Laudadio, la notizia è trapelata prima dell'ingresso sul palco. Siparietto a parte, Albifest è il momento della consegna del primo premio di categoria, quello per i cortometraggi, andato al giovane bolognese Germano Maccioni per Cose Naturali, con Roberto Erlizka e Angela Baraldi. Un premio alla leggerezza con cui è riuscito a trattare grandi temi come l'amore e la morte. A quanto pare c'era voglia di far nascere questo piccolo film. Io non lo chiamo corto, lo chiamo piccolo film perché la dedizione, l'approccio è stata quella che di solito credo si mette in un film lungometraggio. Sviluppa quelli che per me sono i temi fondamentali dell'esistenza, per cui amore, morte, filosofeggiare sul che ci facciamo qui, insomma. E poi spazio all'anteprima della serata con l'inglese London Boulevard di William Monaghan, con Colin Farrell e Keira Knightley, storia di un ex carcerato che cerca, non senza complicazioni, di rifarsi una vita come bodyguard di una giovane attrice sulla cresta dell'onda.